Non ne ho vera che ti fa male, non ne ho vera che fa ingrassà. Signorina sentimentale, se ti piace da può pigliare. È stata inaugurata domenica 23 settembre la nuova sede sociale dell'ente sbandieratori cavensi Città di Cava dei Tirreni. La nuova sede sociale dell'ente è situata al Corso Giuseppe Mazzini, presso l'edificio della scuola Don Bosco del primo circolo didattico di Cava dei Tirreni, ed è stata concessa agli sbandieratori cavensi dall'amministrazione comunale a conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta a novembre del 2017 per la concessione di locali ad enti e associazioni. Grande soddisfazione del sindaco Vincenzo Servalli e ampia gratitudine da parte del presidente dell'ente Luca Senatore. Sì, ringrazio tutte queste persone che sono venute all'inaugurazione della nostra nuova sede. Dopo 35 anni finalmente abbiamo ottenuto questo locale dato dal comune, che abbiamo vinto un bando. E siamo a Corso Mazzini, numero 6, venite, siete tutti invitati a partecipare alla nostra attività, sia sportive che culturali, che quest'anno siamo entrati di nuovo in federazione e penso che l'anno prossimo possiamo ritornare a fare i campionati sia con i bambini sia con i grandi. Sì, sì, oggi è un giorno importante per noi, speriamo che tutto vada bene da oggi in poi. È sempre un piacere essere qui con i ragazzi cavensi. Insieme a loro circa 10 anni fa abbiamo instaurato questo rapporto di amicizia con la città di Kaunas. Io ringrazio tutti quanti loro per quello che fanno per la nostra città. Sono dei veri e propri ambasciatori del folklore, della tradizione, della cultura della nostra città. Quindi ringrazio loro, quindi cercheremo sempre di supportare loro, come anche gli altri gruppi folcloristici che ruotano intorno al folklore della nostra bella Cava dei Tirreni.